De Santis, capolista della lista Avanti Abruzzo in provincia dell'Aquila, vi candidate nel centro-sinistra a sostegno di Giovanni Legnini, presidente. Ecco, quali sono le vostre ragioni che vi hanno portato a correre in questa importante competizione elettorale? Intanto parliamo di una lista civica e politica nello stesso tempo, Avanti Abruzzo, che è una, diciamo così, una composizione di esperienze diverse, di sensibilità diverse, quella del socialista, quella liberale, quella della legalità d'Italia dei Valori, ma con un progetto molto chiaro e con obiettivi precisi. Questa regione ha bisogno di una scossa, di un cambiamento vero, reale nella gestione, nell'organizzazione, nel perseguimento degli obiettivi, il lavoro innanzitutto, che è fondamentale, l'emergenza che è per troppo tempo sottovalutata. Noi potremo ricostruire bene case sicure, palazzi più belli di prima all'Aquila, nel cratere, però se non avremo risolto il problema del lavoro con la fuga dei giovani continua avremo fallito come classe dirigente. Ecco perché il nostro primo obiettivo è lavorare, operare dentro il Consiglio regionale, dentro la Giunta regionale per dare una risposta a questo problema. Tutti gli atti che saranno assunti dovranno avere come obiettivo il perseguimento, ecco, di questo risultato. Lavoro. Questa è una proposta concreta, ovvero ogni deliberazione ogni regionale. Ogni delibera dovrà dirci con chiarezza che si spendono dei denari per ottenere questo risultato. In tutti i settori delle attività economiche, imprenditoriali, dello sviluppo, dell'ambiente, della cultura, l'elemento caratterizzato dovrà essere questo. Produrranno questi atti una forma di occupazione o no? Se non produrranno occupazione, noi non voteremo a favore. Produrranno occupazione, questo è il nostro impegno deciso, in tutti i modi, in tutte le forme, in tutti gli atti amministrativi che saranno assunti. Ecco, quali sono le delibere che potrebbero avere questa connotazione? Praticamente tutte, perché la Regione è l'ente che deve legiferare, che deve produrre attività, che deve occuparsi delle infrastrutture, del lavoro, dell'ambiente, della cultura. E in tutti questi settori basta con i fondi a pioggia, basta con lo sperpero di denaro pubblico che non produce nulla se non alimentare le clientele. Noi vogliamo che tutti gli atti siano volti a produrre lavoro, a produrre occupazione, a produrre qualità della vita migliore, a produrre una sanità più giusta, a produrre servizi adeguati, trasporti per tutti, soprattutto per le zone interne che vengono trascurate. L'Abruzzo interno finora è stato trascurato, dell'amministrazione di destra o di sinistra. Non importa, c'è scarsa attenzione. Noi riteniamo che lo sviluppo della Regione Abruzzo o è uno sviluppo integrato, è uno sviluppo che riguarda tutti i territori, che sia capace di integrare la montagna con la costa, l'Aquila con Pescara, oppure sarà uno sviluppo inadeguato che non produrrà quello sviluppo che noi invece auspichiamo ci debba essere. Ecco, che giudizio dà di questa amministrazione di centrodestra di Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia, stesso partito del candidato presidente di regione, il senatore romano Marco Marsilio? Ma intanto il candidato che è stato proposto in una mediazione nazionale è un candidato catapultato da Roma, evidentemente non ho motivi di dubitare sulla qualità delle qualità della persona, ma qui parliamo di politica. E mi meraviglia come questi partiti non siano stati capaci di individuare una candidatura, un professionista, un dirigente di partito abruzzese. Quando si dice prima gli abruzzesi, loro fanno esattamente il contrario. Noi pensiamo che debba essere proprio questo, debba valere in Abruzzo come altrove, prima gli abruzzesi, che devono essere governati dagli abruzzesi. Prima la risposta ai problemi dell'Abruzzo, che può essere data solo e soltanto, meglio certamente, da chi conosce il territorio e le esigenze del territorio. E quindi questa candidatura ha questa criticità. I risultati delle amministrazioni di centrodestra stanno sotto gli occhi di tutti. Qui all'Aquila è passato un anno e mezzo, ma non mi pare che ci siano risultati concreti, tangibili sul piano dello sviluppo, delle infrastrutture, delle opere pubbliche. Basti pensare che la ricostruzione pubblica è bloccata, è frenata, non è stata appaltata un'opera pubblica, ma non è il mio giudizio. Voi domandate ai cittadini, anche quelli che hanno votato centrodestra, se sono soddisfatti di quello che è il clima
prima di quella che è la situazione, di quelli che sono i risultati o i mancati risultati di questa amministrazione comunale. Io cerco di pungolarla in tutti i modi e tutti i giorni con uno spirito che tutti credo mi debbano riconoscere costruttivo, anche collaborativo, ma intransigente sul piano della moralità e sul piano del bisogno di dare risposte che fino adesso non si vedono. Ecco, poi ci sono importanti idee che lei ha sostenuto più volte in consiglio comunale, che ad esempio sono appannaggio di Luigi D'Erao, che però sta facendo il parlamentare, e molte deleghe sono invece concentrate nelle mani di Pierluigi Biondi. Ma questo credo che sia una conseguenza di un po' di confusione che c'è, difficoltà all'interno che hanno portato alla fuoriuscita di consigliere assessore da un partito ad un altro, e quindi una situazione di precarietà che mi auguro dopo le regionali loro debbano risolvere, chiarire nell'interesse della città, perché non si può giocare così o avere assessori che sono assenti, latitanti o presi da altre cose. Chi decide di impegnarsi per l'amministrazione comunale in modo attivo, svolgendo anche il ruolo di assessore, lo deve fare con abnegazione, con determinazione, dedicando tutto il tempo necessario. Non si può fare il fine settimana l'assessore in questo comune. Questo comune ha bisogno di amministratori seri, intransigenti, con la schiena dritta, con la voglia di fare tutti i giorni dalla mattina alla sera, perché la gente ha bisogno di risposte e di essere ascoltati amministratori, che se non ci sono, credo che sia molto difficile, improbabile che possano almeno ascoltare le esigenze dei cittadini. Ultima domanda, un giudizio, un'opinione sulla candidata del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, e in generale sul Movimento 5 Stelle che sui temi della legalità, della trasparenza, dell'onestà ha oggettivamente dei punti di contatto con quella che è la tradizione soprattutto dell'Italia, dei valori da cui lei proviene. Io condivido, però aggiungo che la legalità, la moralità, la trasparenza, vedi, sono cose che vanno praticate più che predicate. Spesso si predica l'onestà ma non si pratica. E quindi io che guardo con simpatia chi vuole cambiare la realtà, la società, creare condizioni migliori di vita, devo registrare però che spesso qui noi cambiamo ma in peggio. Guardiamo i risultati e questo è sotto l'occhio di tutti. Poi la democrazia tanto sbandierata, dov'è? Se decide la scelta di un candidato o un programma, un click che viene da Roma o da Casaleggio o da Milano. Questo non mi sembra, onestamente, con tutto il rispetto che posso avere per questo movimento che ha voglia di fare, però bisogna fare e fare meglio. Per di più i candidati, al di là della Marcozzi nota che si candida sia come presidente che come consigliere regionale a Chieti, e questo la dice lunga sul loro modo di fare, ma nella provincia dell'Aquila, l'Aquila in particolare, non esprime un candidato aquilano nelle liste del 5 Stelle, tutti della Marsi. Ma è possibile che l'Aquila, Sulmona, Castel di Sangro non siano stati in grado di esprimere un candidato? Io conosco tante persone per bene che avrebbero potuto tranquillamente rappresentare questo movimento anche qui all'Aquila, e mi dispiace per loro, mi dispiace per l'elettorato grillino che non potrà scegliere un candidato aquilano. Io sono molto vicino a tante loro battaglie, invito tutti a votare tra virgolette aquilano, persone serie, capaci, che conoscono il territorio e che vogliono rappresentarlo in modo degno, trasparente, corretto, avendo sempre a mente quello che deve essere il comportamento, improntato a onestà, serietà ma anche ad efficienza amministrativa.